Rimanere vedovi è doloroso, ma se poi morto il coniuge ti dovessero pure negare la pensione di reversibilità, ci si troverebbe a piangere due volte. E il rischio c'è, almeno per come è scritto il disegno di legge delega per il contrasto alla povertà, dove si mettono le prestazioni assistenziali e previdenziali sullo stesso piano. La previdenza è una restituzione di qualcosa che uno ha dato durante il periodo di lavoro. Se era così non li versavo i contributi e me li tenevo per conto mio. Se ora il calcolo della pensione di reversibilità si fa sulla base del reddito effettivo del coniuge superstite, dopo la riforma potrebbe essere fatto sulla base del reddito ISEE. E lì sono dolori. Con una rendita pensionistica pari a 600 euro, con il sistema attuale, con un reddito di 19.000 euro, non avrebbe nessun tipo di decurtazione. Con il sistema del calcolo ISEE, avendo una giacenza media banca di 15.000 euro, andrebbe da 600 euro a 450 euro. La casa, la macchina, il conto corrente, tutto contribuisce ad alzare il tuo ISEE. La famosa ISEE è una cosa terribile perché, fra le altre cose, se lei ha fatto dei risparmi, anche i risparmi entrerebbero nel conteggio. I legislatori, questa gente qui, non è che l'ha scritta a caso. L'ha scritta perché ha in mente di fare cassa, per intenderci.